Sesto San Giovanni, il top in biblioteca che non ti aspetti. La mostra di tavole originali del maestro del fumetto scomparso 5 anni fa, organizzata dall'infaticabile Cristoforo Moretti, è l'occasione per riassaporare i virtuosismi di uno di quei pochissimi battitori liberi della matita tra quelli subito riconoscibili, per il tratto e per le atmosfere. Un rivoluzionario in giacca e cravatta, come descritto da due altri maestri come Alfredo Castelli e Aldo De Gennaro, che per un'ora circa hanno intrattenuto un pubblico attento che affollava la sala degli affreschi della Biblioteca Civica di Sesto San Giovanni. La rassegna, fatta di appunti, bozzetti e schizzi non strappati del grande disegnatore, si è chiusa domenica 23 aprile e ha attirato nella sala di Via Dante centinaia di appassionati ed estimatori di una delle matite italiane apprezzate e conosciute in tutto il mondo, anche grazie all'editore francese Michel Jeans, che per anni lo ha pubblicato oltre Alpe e oggi lo sta portando in giro per il mondo. Apprezzato e amato a un quinquennio di distanza dalla scomparsa, in Cina come in Sud America, e i motivi per i quali l'Oriente sta scoprendo Toppi sono facilmente intuibili, visto il gusto per il dettaglio e le fisionomie esotiche così marcate. Da editore francese di Sergio Toppi, se dovessimo fare un derby tra i grandi visionari dal punto di vista grafico, Moebius e Sergio Toppi, chi preferisce, per quale motivo ovviamente? Ma per me sono due bravissimi maestri, per me i più grandi. Direi che ho avuto il piacere e l'onore di conoscere entrambi, ma l'amicizia era con Sergio Toppi e io sono più commosso dalle sue storie, ma devo riconoscere che Giraud, Moebius, era anche lui un genio. Amo molto Sergio Toppi, non definirei questa una passione, però definirei un grandissimo rispetto per il suo lavoro e anche per la persona. Io ho conosciuto Toppi, non ricordo neanche quanto, ma sto parlando di veramente molto tempo fa, e ho cominciato a lavorare con lui all'epoca del Corriere dei Ragazzi, che era un giornale, diciamo, una costola del Corriere dei Piccoli, che ha cominciato a uscire nel 1973 e a cui appunto Toppi collaborava. I tre grandi delle storie a strisce, Castelli, Jeans e Di Gennaro, hanno voluto sottolineare come per tutti fosse il Toppi. Anche per la moglie Aldina, presente in sala, che ha interloquito con i relatori nell'applauditissimo ricordo del marito. Se qualcuno parla confidenzialmente di Sergio, ha ammonito Castelli, state pur certi che non lo conosceva veramente. E poi tanti ricordi dei tempi del Corriere dei Ragazzi e del Giornalino, settimanali capaci di radunare tutti i maghi del fumetto nazionale per narrazioni seriali e quelle che oggi si chiamerebbero graphic novel, storie singole di cui Toppi era un maestro. Anche se aborriva il termine maestro, inevitabile il parallelo con altri fuori classe del disegno come Moebius, entrambi inclassificabili nel proprio genio grafico, inimitati e da non imitare proprio perché troppo particolari per chi si avvicina al fumetto, dove per maturare uno stile proprio è consigliabile prendere a modello disegni più standard. Che però disegna sempre lo stesso personaggio da anni. E Toppi invece faceva un sacco di, come diceva lui, faceva cose sempre diverse. E in quel momento il disegnatore seriale ha detto: Toppi, ma sinceramente, dice, mi dispiace perché tu non sei mai riuscito a fare un personaggio di successo. Questo lo diceva proprio così. Ha detto: pensa cosa avresti fatto, e cosa avresti fatto se facevi un personaggio di successo. E Toppi gli ha detto: mi suicidavo. Gustosi tra gli aneddoti che si possono raccontare quello sul successo nel mondo dei comics, in un'epoca tra gli anni 70 e i 90 in cui i disegnatori erano delle star mediatiche quasi alla stregua dei cuochi televisivi di oggi. Quando qualcuno gli chiedeva cosa avrebbe fatto se un suo personaggio fosse diventato famoso, rispondeva sarcastico e senza esitazioni che si sarebbe suicidato, avvicinandosi in questo ai grandi seriali della letteratura, Emilio Salgari su tutti, rimasti schiacciati dalla popolarità.
La curiosità maggiore è come nasce un'oasi come Martin Mister nel fumetto di quegli anni, questo personaggio che ha creato lei. Ma io ringrazio per l'oasi, prima di tutto non è che intorno ci fosse il deserto, comunque sono contento di pensare che magari abbia costituito una piccola innovazione. Era un personaggio che mi ha cominciato a girare in testa esattamente nel 75, me lo ricordo perché ho dei disegni di prova con quella data, e voleva mescolare un pochino tutte le cose di cui io ero curioso. Io ho sempre avuto, avevo già allora, e adesso la cosa sta letteralmente esplodendo, un'enorme biblioteca, e spero che duri, che non tiri giù la casa, ma pazienza. No, pazienza per niente, spero di trovare un posto dove mettere tutti i miei libri. Allora ho cominciato a pensare come sfruttarlo, inventando un personaggio che fosse un po' poliedrico e che si interessasse a tante cose e di conseguenza potesse appunto spaziare in vari argomenti dello scibile, per così chiamarli. E qua stiamo parlando di Toppi, io ho avuto il piacere davvero che Toppi disegnasse una storia di Martin Mister, una storia fuori serie, che ha disegnato bene come suo consueto, che ha disegnato con quella professionalità che lo contraddistingueva, cioè Toppi che nello stesso istante faceva delle realizzazioni incredibili, tipo Scheherazade, tipo con dei disegni estremamente complessi e elaborati. Lì si è preso la sceneggiatura e l'ha seguita come qualunque disegnatore fa, come per usare un brutto termine, senza tirarsela, e facendo un lavoro perfetto come ha sempre fatto. Qual è l'eredità oggi di un Martin Mister come fumetto, come ideale fumettistico? Ma io non so, se ha lasciato un'eredità, io dico allora molto presuntuosamente, perché se si parla di eredità è necessario essere presuntuosi, cioè dire ho lasciato qualche cosa. Forse ha aperto una porta alla Bonelli, che prima era sempre orientata sul western e su personaggi non ambientati nel presente, ha aperto Bonelli una porta in cui sono poi potuti entrare personaggi molto più interessanti come Dylan Dog e così via, e che hanno creato un rinnovamento della casa editrice. Quindi direi che Martin Mister ha fatto da portinaio per tutta una serie di operazioni che si sono rivelate piuttosto positive.